Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Continuiamo con Ender Lilies, Quietus of the Night. Bene, abbiamo visto nell'episodio precedente la fine A, quindi ending A, finale A, vuol dire che ce ne saranno altri di finali, infatti stiamo continuando a giocare e niente, e adesso vediamo che cosa ci riserverà questa nuovissima puntata di Ender Lilies. Buona visione! Eccoci. Hello. Se non vado errato, eravamo rimasti qua. Ok. Scritto della Vestale del Castello. Perché il re ha scelto me? Perché tra tutte le mie sorelle vestali sono una primogenita? Chissà se le altre si trovano ancora nel sottosuolo. Tutto ciò che posso fare è tenere in ordine questa stanza, che mia madre soleva usare, così che possa fare ritorno in qualsiasi momento. Oh. Desiderio vestale, efficacia preghiera aumentata. Dai. Efficacia preghiera aumentata. Bene ragazzi, siamo contenti. Fammi vedere la mappa, la maps. Ah, coso, pure tu. Tutti cosi. Un salvataggio qui. Un salvataggio lì. Salviamo, anche se non abbiamo fatto niente praticamente. Scritto del re 1, finalmente quel fastidioso re dell'impurità, è stato sconfitto. Questo è il giorno più bello della mia vita, abbiamo combattuto l'impurità con l'impurità, mettendo fine all'oppressione di tanti lunghi anni. Vorrei vedere la faccia di chi premeva per disfarci dell'impuri da loro stessi creati. Ho finalmente ottenuto il potere. Wow! E che potere hai ottenuto? Oh. U boss. Vediamo quante ore starò qui a combattere contro U boss. Oh. Che fai? Mamma mia! No, ma che è, oh?
Aia! Oh! Fammi cura, va! Merda! Oh! Oh! Merda! No. E che dove vai a colpire? Ma porca. Fammi cura, va. No. Questo l'ho sentita tutta. Secondo me non lo batto. No! Ma sto balordo! Devi morire! Oddio, che fa? Sei arrabbiato? Ecco che fa. No! 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 Che scemo! Ma si è arrabbiato fortissimo, ragazzi. E vai. Su. No. Oh, e dai, No, oh, ma perché? Gli sto a fare il chiccherone, secondo me. No! Tanto qua non ci arrivi, no? No! Madonna santa! Scappa, 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 scappa! Vai a quel paese!
Fammela annare che è meglio. Ecco. No. Ma sì, vabbè. E poi c'è la marmotta che impacchettava la cioccolata. Mi sa che moro 500 volte. No, sbagliato. Non mi piace. Ma, oh, ma che... vabbè, sì, ho già sbagliato. Fammi morire. Vai. Scusate, questo era... una prova. Fatto? No. Urca. Io me ne vado. Ma porca miseria, no! Oh. No. Fammela andare. Oh. Dai, con tutto quello che c'ho, sì! Mizzica, ragazzi. Mi dispiace, non volevo aggiungerti altri fardelli. Eppure, l'ha fatto. Il regno di Finis era arrivato al declino. La gente che
dovevo proteggere era perduta, i compagni d'arme svaniti nella pioggia. Cercando di conservare la mia coscienza che andava sbiadendo, arrivai al trono. Trapassai da parte a parte il sovrano a cui avevo giurato fedeltà. Ebbe un lieve spasmo prima di rivolgermi le sue ultime parole gemendo. I cavalieri immolati per il paese e la vestale da sorgente erano solo pedine. Seppi così perché il re fosse tanto ossessionato dall'immortalità. Le sue erano parole sincere, piene di rancore e desiderio, la sua anima stava urlando. Riuscivo a capirlo, dopo tutto, nelle mie vene scorreva il suo stesso sangue. Anch'io avevo agito per interesse personale, non intendevo proteggere la nostra nazione. Volevo dimostrargli che abbandonarmi fosse stato un errore. I suoi occhi mi fissarono pieni di terrore, la mia spada piantata nel suo petto. Avevo agognato a lungo che mi degnasse di uno sguardo. Figo. Julius, capitano dei cavalieri, effettua affondi multipli della lunga portata con la lancia. Premendo i tasti direzionali a destra e a sinistra è possibile spostarsi durante l'attacco. Ok. Tieni premuto a destra più RT. Figo, 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 figo. Figo. Oh, durante uno scatto attacco RT. Oddio, che è? Ok, premi X durante uno scatto per un affondo con la lancia di Julius, capitano dei cavalieri, per rompere i muri tumorali. Ah, ok. Io là ce ne stava uno, quindi andiamo subito a vedere com'è. Un cavaliere cacciato dal castello è stato consumato dal rancore, al punto di uccidere un consanguigno. Ebbene. Ciao Julius. Fa un po' prova. Gagliardo. Ah, ok, questo sarebbe. Figo. Ora sì che si va veloce. Allora, voglio vedere com'è questa ability. Sono molto curioso. Sarà forte come abilità? Male non è. No, questi però non si rompono così. A quanto pare. Bene, neanche così, a quanto pare. Ah, quindi questi un po' più pippe. Ok.
anche Pippo al sugo. Mi sembra strano però. No, un'altra volta. Ho sprecato la cosa qua. Vabbè. Sicuramente con questo si va molto più veloce. Questo è poco ma sure. Allora, se non vado errato, là sopra c'era un'altra cosa. Ok, siamo qui. E ora andiamo lì. Anzi no, prima famo così. Salviamo. E vabbè, sì. Dobbiamo andare su. Bombardo proprio. Ma ah, ta pesca va. Via di corsa. Dai che sei morto. Sì. Ui. Madonna santa. Stava qualcosa. Ah vabbè, ma tanto qua non ci si può andare. Sì, vabbè. Lo so, avrei già il supersonico. Da qua. Mi sa che era qua, infatti sì. Ora andiamo a cercare un qualche altro posto dove posso andare a distruggere questa roba qui. Allora, incominciamo dall'inizio. Qua. Da là non siamo andati. Secondo me, perché c'è qualcosa che... Quello in basso che mi chiederà secondo voi? Non mi ricordo se... vabbè va, mori. Sta pippa mi ha pure toccato, non vi rendete conto? Vabbè va, pure tu, altra pippa. Vabbè. Ah, quindi non passo comunque. Ma io ho tutta sta gente qua, oh.
Vabbè, sì. Togliemi di mezzo, ti prego, perché mi danno fastidio. Andiamo a vedere se effettivamente qui c'è una porta. No, vabbè, dai. C'è sta cosa qua. Fantastico. Niente, vabbè, ho sbagliato pure qua. Sì, vabbè. Punto sta pippa, ho fatto sta cosa. Troppo figo sto coso. Allora, vediamo un po'. Lì, no. Qua. Scende giù di là. Mo va a capire se là c'è sta una porta o c'è sta. No, guarda, forse è qui. No, no, ecco qua, sì. Andiamo a vedere. Se c'è sta una porta. Oh. Questi balordi che so. Dai, eh. Vabbè. No. No, si sono fatti esplodere. Non ho ben capito quest'affare, che vuol dire, come faccio ad andare di là. Ah, là, e come ci arrivo? Ah, vabbè, non lo so. Sto girovagando a vuoto come se non ci fosse un domani per cercare un posto dove poter andare. Chi volevo quello lì? Eccolo qua. Qua. Secondo me qua ci sta invece. Andiamo un po' a vedere. Dai, me lo sento. Questa è la porta fortunata, signori. Oddio, sti balordi. Capiscono niente questi. Ok. Bello. Io pure te sparo, sa? No, vabbè, senza senso. No, pure qua. Ma che palle. Ma tutti sigillati sono queste cose. Non si può fare così. Niente, vabbè, anche qua ragazzi è così, mi dispiace, io ci stavo a provare, ma a quanto per... Allora, a sto punto pure qua, cioè, tanto meno tanto.
No, dai. No, ma non me lo fa. Ma sei un burino. No, dillo, sono un burino. Ah, due ce ne vogliono. E dai, ho capito. No, devo andare proprio qua. Wow. L'ho annientato ad Amilcare. Via. Sì, certo, come no? Ma ci manca pure che quello vola. E come ci arrivo mo? Sì. Quelli non si distruggono mica. Come... come lo sbraga quel coso lì? E io che ne so? Sì, vabbè. Ma poi sto coso qua, no? Ma che è? Si distrugge? No, vabbè, ci stavo a credere. Porca valetta. Letta porca. Ah, ma si può fare pure così. Dio santo. Sì, ma è allucinante. Ah, certo, devo spingere sempre X. Madonna santa, ma come mi chiama? No, Mandrake. Sì, e che è sta cosa, mo? Sì, vabbè. Ah, io ho fatto male adesso, però, visto? Dicevo io. E come lo sbraga quel coso io? No. No. Così, ecco come lo sbrago. Oh, mamma mia, su. Dai. Madre del divino amore. Ma che so ste cose? Mi sono cose molto cattive, può essere? No. Dio, mamma mia, la vedo brutta. No. No, il problema è che quello non riesco a farlo. Certo. Io mi devo andare per forza. Sì, vabbè. E allora famo così, va. Non lo distrugge, porca miseria. È una settimana ci impiega. Sì, ciao. Madonna santa, come ho schivato. No, oh, madonna. Fanno un male cane sti cosi.
No, vabbè, qua mi sono fermato. No! Ma che serve? A questo. Ah, ecco a che serve, a piare in corsa. Sì, vabbè. Stanno fuori da accuso questi comunque. Oh! Sì, vabbè, allora dillo. No. Dai, ma vieni. Ragazzi, non so da dove sono andato, non me lo chiedete perché non ho più quella idea. Ma vieni, riduce enormemente il danno subito in nebbia e acqua impure. C'ho pure un salvataggio. Oddio. Ah, riduce il danno dell'acqua impure. Fantastico. Uno slots. Che dire, mi è piaciuto e non poco. Ma guarda che mostri, oddio, che mamma, ma è chiaro. Bene, è stato un piacere. Riclicchiamo di salva. Bene, ragazzi, anche questa puntata di Ender Lilies si è conclusa. Ho sudato 7 camicie per accoppare il boss, ma alla fine ci siamo riusciti. E Julius, abbiamo preso la sua lancia, che è molto comoda per sfondare quelle barriere rosse. E quindi adesso siamo andati un po' oltre. Ho distrutto qualche barriera e sono arrivato in questo posto molto strano. Ho trovato un cimelio buono che mi serve per sopravvivere all'interno delle acque rosse. Sopravvivere no, però il danno si riduce di parecchio ed è una cosa molto buona. E niente, poi scopriamo nella prossima puntata che cosa succederà. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale wrestling. Ciao e alla prossima!